una piccola offerta e una bella scopina. Non è Befana senza la scopina dei carci. Si avvicina l'Epifania e come tutti gli anni ad Arezzo torna la scopina del calcito, ormai è un appuntamento tradizionale per gli aretini. Sì, è un appuntamento appunto tradizionale che noi non vogliamo ovviamente abbandonare. Siamo partiti dagli anni 2000 quando abbiamo fatto le stagioni dei Guinness ad Arezzo che sono stati riconosciuti dalla direzione del Guinness Mondiale, e la scopina, quella che vendiamo oggi, che è la scopina familiare, è un appuntamento che gli aretini, che sicuramente saranno pieni di scopine, però non mancano mai di venire, e forse è un'occasione per aiutarci, per sostenere il servizio scudo e ovviamente poi prendere la scopina. La scopina scaccia guai del calcio dall'offerta libera, signori, forza! Il servizio scudo per noi è diventato l'impegno principale, ha un costo di 340.000 euro all'anno, che è un costo importante, però sostiene un servizio importante, molto apprezzato dalle famiglie e dai pazienti, perciò è un impegno che ovviamente vogliamo mantenere a tutti i costi. Si è appena chiuso il 2023, è stato anche un anno di importanti investimenti per il calcito, per la sanità aretina. Sì, oltre al servizio di assistenza, non abbiamo, abbiamo cercato anche di andare incontro a quelle che sono state le richieste dei vari reparti. Ora, a gennaio formalizzeremo almeno 4-5 donazioni dove già gli strumenti sono già presso il nostro ospedale in funzione, e ora ne daremo la comunicazione ufficiale. Presenti qui in piazza sia il giovedì 4 che venerdì 5 con tanto di Befana. Sì, quest'anno abbiamo messo anche la Befana, una Befana storica, perché è sempre stata presente fin dalle prime edizioni, e quest'anno si è di nuovo voluta vestire da Befana, e ho visto che sta catturando l'attenzione delle persone, dei bambini che la guardano con gli occhi un po' spalancati. Insomma, una bella cosa, semplice ma bella. Che vi dico? Auguri!